apertura vogliamo iniziare in modo decisamente particolare, proprio perché lo dicevo poco fa, siamo a un momento di svolta, o per meglio dire, non sappiamo ancora se siamo a un momento di svolta, ma noi dobbiamo far sì che sia un momento di svolta. E allora, a chi rivolgersi se non al Presidente del Consiglio Mario Draghi con una videolettera che vuole essere una sorta di appello e anche una sorta di collaborazione da parte del gruppo Le Fonti. Caro Presidente del Consiglio Mario Draghi, mi rivolgo a lei da cittadina, giornalista, head of channel di Le Fonti TV, donna. Perché vogliamo dare il via a questa maratona TV rivolgendoci proprio a lei? I motivi sono tanti. Prima cosa, io e lei ci siamo conosciuti e abbiamo brindato insieme. E un brindisi, anche se in tempi non sospetti, è sempre di buon auspicio. Erano altri periodi, sembra quasi un'altra vita. La vita prima del Covid e prima di tante altre cose. Tra queste, mi auguro ci sarà anche qualcosa di positivo, ci auguriamo possa essere la vita precedente alla soluzione di problemi che hanno a che fare con le ingiustizie e la mancanza di equità. Perché quando si parla dell'8 marzo, certo, si parla di donne, ma perché si parla di donne? Perché ancora oggi, aiuto, mi viene da dire, le donne rappresentano una categoria sensibile e penalizzata. Caro Presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo discorso all'Italia, prima di insediarsi a Palazzo Chigi, lei ha usato parole come responsabilità nazionale e dovere della cittadinanza. E con questi concetti è arrivato a ricordare gli effetti economici del Covid sulle donne, che in Italia lavorano e guadagnano meno che in Europa. Il divario di genere nei tassi di occupazione in Italia rimane tra i più alti, circa 18 punti su una media europea di 10. Dal dopoguerra a oggi la situazione è notevolmente migliorata, ma questo incremento non è andato di pari passo con un altrettanto evidente miglioramento delle condizioni di carriera delle donne. L'Italia infatti presenta oggi uno dei maggiori gap salariali tra generi in Europa, oltre una cronica scarsità di donne in posizioni manageriali di rilievo. Abbiamo voluto come gruppo editoriale prendere in esame i settori che seguiamo tutti i giorni e vogliamo condividerli con lei. Partiamo dalle società quotate. Nel nostro paese è più facile che una società sia guidata da un giovane sotto i 45 anni che da una donna. In Italia 25 amministratori delegati su 100 delle società quotate nel listino FTSE MIB sono entrati in carica prima dei 45 anni, mentre solo 14 su 100 del totale sono donne. Nelle prime 10 società quotate a maggiore capitalizzazione, nel gennaio 2021 nessun CEO è donna. La media di donne nei board nelle prime 10 quotate è del 35%. Settore legal. Il comparto degli studi legali d'affari è storicamente chiuso nelle posizioni apicali alle figure femminili, questo a dispetto di una progressiva femminilizzazione della professione forense, che però evidentemente presenta dei blocchi alla carriera. Alcuni numeri esemplificativi. Secondo un'indagine del centro studi Le Fonti Legal, in media nei primi 20 studi legali in Italia solo il 18% dei partner è donna. Per contro, stando agli ultimi dati relativi agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Milano nel 2020, negli ultimi 20 anni la percentuale di uomini avvocati è passata da oltre il 60% al 50% e attualmente i praticanti sono per il 38,6% uomini. Uomini e per il 61,4% donne. Il settore insurance. Abbiamo preso in esame i primi 10 gruppi assicurativi classificati in base alle raccolte premi nei rami danni e vita nel 2019, all'interno dei quali si contano 60 distinte società. Di queste 60 società, solo il 10%, quindi 6, è guidato da un CEO donna. Settore asset. Per quanto riguarda l'industria del risparmio gestito, in Italia si evidenzia una forte caratterizzazione maschile nei ruoli apicali della società presenti in Italia. Analizzando le prime 25 società di investimento a livello di masse gestite operanti in Italia, solo 3 vedono al vertice una donna, mentre a livello istituzionale e internazionale qualcosa sembra che stia cambiando, come dimostrano le cariche che Christine Lagarde e Janet Yellen hanno ricoperto negli ultimi anni. In Italia, l'industria del risparmio gestito sembra ancora chiudere le porte di un club esclusivo per uomini.
In conclusione, Presidente Mario Draghi, noi abbiamo rivolto un appello a lei, però è sempre buona pratica chiedere ma anche proporre. La critica fino a se stessa non è mai costruttiva. Il nostro obiettivo è proprio quello di mettere noi stessi un mattoncino per edificare qualcosa di enorme. Arriviamo alla proposta di Le Fonti. In collegamento al governo che lei rappresenta e del Parlamento è quella di rafforzare e ampliare il campo della legge Golfo Mosca di 10 anni fa e di portare la quota del 40% di donne non solo nelle società quotate e società pubbliche ma anche in quelle non quotate, soprattutto in riferimento a settori strategici come il mondo dell'assicurazione e della finanza. Auspichiamo inoltre che aumenti il rilievo delle posizioni femminili che attualmente occupano ruoli di livello inferiore. Per quanto riguarda i grandi studi legali italiani, ci rimettiamo a una raccomandazione di principio, che i soci donna possano essere almeno il 40%, in quanto la struttura giuridica degli studi professionali è diversa dalle società di capitali. Quindi, da parte nostra, ci impegneremo a monitorare in maniera periodica le imprese e studi di tutti i settori strategici, segnalando quelli e quelle virtuose, ma anche quelli meno virtuosi. Grazie Presidente Mario Draghi, con l'auspicio di brindare al più presto a questi successi di cui il nostro meraviglioso paese ha estremamente bisogno.